E allora siamo qui con Marco Pulicati, allenatore della Visual Technology. Allora, mister, oggi buon atteggiamento in campo, buona prestazione dal punto di vista atletico. Si sono viste anche delle buone cose dal punto di vista tecnico. Alla fine, però, siete capitolati, 5-4 finale. Vogliamo un suo commento a caldo sulla partita. Abbiamo avuto tante difficoltà in questo precampionato, diciamo, come inizio, e sulla preparazione abbiamo avuto tanti infortuni, altri incidenti di percorso, siamo dovuti fermare per quanto riguarda un periodo di isolamento. E siamo di qui a giocare contro una squadra che secondo me è una buona squadra e abbiamo subito un'aggressione tattica nel primo tempo, poi l'abbiamo rimessa in piedi piano piano la partita e purtroppo agli ultimi minuti abbiamo subito un gol che secondo me è stato un jolly, un tiro da lontano. Avrei preferito iniziare in un altro modo, ma purtroppo questo è il calcio a 5 e nelle sconfitte si cresce. Avrei voluto regalare la vittoria al presidente, ma specialmente alla moglie del presidente. Però gli assicuro che gli regaleremo l'impegno, gli regaleremo prestazioni all'altezza. Questa è una certezza, mi dispiace per i ragazzi, mi dispiace per tutto l'ambiente, cercheremo di crescere su questa sconfitta. E allora, mister, stavamo commentando prima di come effettivamente poi i gol che avete subito siano arrivati su episodi, su ripartenze. La domanda che ti voglio fare è: cosa può fare la Visual Technology per cercare di limitare queste situazioni, per cercare di rimanere più concentrata affinché appunto non si subiscano poi gol che possiamo dire, insomma, evitabili? Come può fare la tecnologia? Sicuramente rimanere calma, tranquilla, consapevole dei propri mezzi e con la massima umiltà. Comunque abbiamo una squadra che ha dei mezzi importanti e in questo periodo ci manca proprio la tranquillità e il modo di poter stare in campo tranquilli, ci manca quella tranquillità lì e cercheremo di piano piano di arrivare a capo della situazione e cercare di migliorarla. Siamo un gruppo, siamo una buona famiglia e questo ci darà modo ancora di stringerci ancora di più tra di noi e cercare di risolvere il prima possibile questa nostra defezione. E allora sicuramente mister ci sarà tutto il tempo del caso, stagione che è appena cominciata, le voglio chiedere le ultime due cose. La prima, cosa si porta a casa da questo 5-4 la Visual Technology, la seconda, da dove riparte? Sicuramente mi porta a casa la gioia di far parte di questo grande gruppo, di questa famiglia che ha iniziato il cammino qualche anno fa e piano piano è riuscita a creare due squadre e mi porta a casa questa gioia che per me è tanta roba far parte di questo gruppo. E lunedì ci alleneremo di nuovo, mercoledì ci alleneremo di nuovo, prepareremo la partita di venerdì, una partita molto dura perché sarà quasi un derby. E cercheremo di recuperare anche qualche infortunato. Speriamo bene, l'impegno ci sarà da parte di tutti, da parte mia, e spero che questa sconfitta ci serva come crescita, però ce la mettiamo alle spalle E allora, un in bocca al lupo a Marco Pulicati e a tutta la sua squadra, oltre ai miei personali complimenti. Grazie, mister. e andiamo avanti. Arrivederci. Grazie.